Sono arrivato, il tipo che l'ha ammazzato era lì, col coltello in mano, gli ho detto metti giù il coltello, se no ti sparano. L'ha aspettata qui, sotto allo studio dove lavorava, con il coltello in mano, pronto ad aggredirla. Poi l'ha colpita al viso, al collo e alle braccia e quando il padre è intervenuto per difenderla si è scagliato anche contro di lui e l'ha ucciso. Non riesci neanche a parlare, sei scioccato, cioè sono cose che non puoi prendere in considerazione. Siamo in un quartiere residenziale di Varese, sono da poco passate le 12 di ieri, quando Lavinia, 37 anni, scende dall'ufficio dove lavora insieme al padre per la pausa pranzo. È tranquilla, non sa che ad aspettarla c'è il suo ex marito Marco Manfrinati, 40 anni, ex avvocato, dal quale ha avuto un figlio e ora si sta separando. Viene aggredita all'improvviso, colpita più e più volte, la donna urla, si difende, chiede aiuto, le sue grida raggiungono il padre Fabio Limido, geologo di 71 anni, che scende dallo studio e si precipita in strada per difenderla. Manfrinati aggredisce anche lui senza pietà, lo accoltella al viso e ad una mano l'uomo si accascia a terra. Alcuni testimoni riescono a chiamare i soccorsi. Mi hanno detto un signore, credo che abiti lì, che ha tentato di investirli dopo averli colpito. Perché loro stavano forse scappando e sono andati lì. C'era mio figlio e il mio vicino di casa, stavano cercando di dargli una mano. Sono sentito che lui urlava, aiuto, aiuto. Lui cercava di investirli anche con le macchine. Lavinia e suo padre vengono trasportati in ospedale, lui non ce la fa, muore poco dopo, lei sopravvive, viene sottoposta all'intervento chirurgico d'urgenza, ma resta ricoverata in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Sabato non l'abbiamo visto, è impressionante, cioè non ci sono parole. Lavinia sta a crescere, sono ragazze che abbiamo visto crescere, i miei figli ci hanno giocato. Manfrinati viene arrestato e mentre viene portato in questura si mostra spavaldo, sorride, continua a rivolgere insulti all'ex suocera. Non era la prima volta che l'uomo mostrava comportamenti aggressivi nei confronti dell'ex moglie e della suocera, tanto che era processo per stalking nei confronti di entrambe e aveva il divieto di avvicinamento. Una famiglia verso la quale da tempo probabilmente covava odio e rancore, litigi nati forse a causa dell'affidamento del bambino che aveva avuto con Lavinia. Ora l'uomo è in carcere con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. Omicidio.